Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni, quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo. Tu chi sei? Egli confessò e non negò. Confessò: io non sono il Cristo. Allora gli chiesero: chi sei dunque? Sei tu Elia? Non lo sono, disse. Sei tu il profeta? No, rispose. Gli dissero allora: chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso? Rispose: io sono voce di uno che grida nel deserto. Rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia. Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo né Elia né il profeta? Giovanni rispose loro: io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Carissimi a tutti, una buona domenica, una domenica di Avvento, la terza, nella quale c'è San Giovanni Battista come protagonista, ancora una volta, dal Vangelo di San Giovanni. Io sono voce, gli chiedono: chi sei tu? Io sono voce, voce di uno che grida, grida e annuncia, annuncia la presenza del Signore in modo per preparare le vie, gridare, annunciare con tutte le sue forze. Io non sono degno di sciogliere i legacci ai suoi sandali. Anche l'umiltà di San Giovanni Battista mi sembra davvero molto importante. Lui si ritiene piccolo, si ritiene un annunciatore, non si ritiene una persona importante. Allora, carissimi, vorrei proprio che l'umiltà sia la virtù che ci accompagni in questo periodo di Avvento, in questo periodo di Natale. Sì, carissimi, perché Gesù si fa piccolo, si fa umile per noi e soltanto l'umile è in grado di andargli incontro. Umili come Giovanni Battista, umili direi proprio come Gesù. Veniva chiamato da Francesco umiltà. San Francesco dice a Gesù: tu sei l'umiltà personificata, sei l'umiltà per eccellenza. È una virtù importante per andare a Betlemme. A voi tutti una buona domenica.